Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Il leader della Lega in questi giorni sta ritornando sui suoi temi forti, prima di tutto quello dell'uscita dall'Europa, visto che ormai tutta la politica unita ha visto che schifezza è questa Europa. E poi l'altro tema è quello della pace fiscale. Dice per rialzarsi e per rialzarci subito la pace fiscale. E dice su Conte, nell'emergenza ci si affida a chi è alla guida, ma passata la crisi vedremo se è stato all'altezza. E sull'Europa dice non sembrano amici affidabili. Quindi Matteo Salvini lo aveva già ribadito diverse volte, già in due interviste quando gli chiedevano ma cosa ne pensa di Draghi? E lui ha risposto no, Draghi, poi non mi fate dire niente, sennò Conte si offende. E in un'altra intervista dice no, beh, il governo è questo, nell'emergenza il governo è questo, quindi il mio riferimento è questo, nessun altro governo. E in quest'altra intervista fatta a Il Giornale lui dice in questo momento la guida è Conte, che stia sbagliando o no è la guida. Dopo finito tutto vedremo se ci sono stati degli sbagli e se chi li ha commessi. Quindi la prima domanda è: ma senatore Salvini, forse vediamo la luce in fondo al tunnel? Lui dice: beh, così dicono i grandi numeri, ma non illudiamoci. In che senso? Ho appena appeso il telefono con un medico di famiglia di Brescia che non sa dove recuperare l'ossigeno per i suoi pazienti. Senza ossigeno, mascherine e saturimetri, l'uscita dal picco non sarà una passeggiata. E le dico di più: a Bergamo c'è il mercato nero delle bombole di ossigeno, ma non di quelle piene, di quelle vuote, introvabili altrimenti. E al Politecnico di Milano sono ferme 3 milioni di mascherine perché manca il bollino di biodegradabilità. Mi chiedo, dov'è lo Stato? E su questo del bollino e dell'Istituto Superiore di Sanità, deve su queste mascherine prodotte a Rolo, dicevo in un altro video, che se ne producono 900.000 al giorno e ce ne sono già disponibili 3 milioni, non possono essere distribuite, visto che mancano dappertutto, a medici, infermieri, alla popolazione, perché manca la certificazione del ISS, Istituto Superiore della Sanità. Solo che in questi momenti di urgenza queste certificazioni devono essere fatte al volo in giornata. E Salvini dice proprio questo, io chiederò a Conte, visto che oggi lo incontrerò, gli chiederò appunto tra le tante cose il perché queste mascherine, queste certificazioni ancora non sono non è stata ancora fatta. E Salvini dice: ma questo di dov'è lo Stato sarà un problema da affrontare dopo, quando la gente smetterà di morire soffocata. Adesso concentriamoci tutti sull'emergenza. Su questo il centrodestra non ha dubbi. E qui il giornalista dice: ma allora al lavoro con Conte? Dice: beh, il mio riferimento oggi è lui e io voglio lavorare con lui. Certo che da lui solo qualche telefonata di cortesia e un paio di garbate riunioni. Non mi sembra interessato al nostro contributo. E su questo ha ragione. Conte non è interessato al contributo del centrodestra perché lui pensa che lui e il centrosinistra possano fare tutto da soli, che dagli altri arrivino solo baggianate. Quindi quello che pensano quelli del centrodestra, secondo lui, non è comunque qualcosa da prendere in considerazione, o perlomeno, anche se c'è qualcosa di interessante, lui sicuramente lo ha già pensato. Beh, i sondaggi dicono che gli italiani apprezzano il suo lavoro e lui dice: beh, i sondaggi. Nell'emergenza chi è a bordo di un bus, di un bus, di un autobus, si deve affidare al guidatore, non ha alternative, ma quando si arriva a destinazione, e presto ci arriveremo, i passeggeri giudicano se l'autista si è comportato bene, se è stato all'altezza. Bella questa metafora, no? Nell'emergenza, chi è a bordo dell'autobus si deve fidare del guidatore.
E chi sono i passeggeri? Lui dice, beh, i medici mandati allo sbaraglio, i poliziotti in campo senza guanti e mascherine, gli imprenditori lasciati senza certezze, i lavoratori senza soldi, gli italiani che hanno visto i loro cari morire come mosche nelle case di riposo abbandonate dallo Stato. A fine corsa il loro giudizio sarà giusto, cioè severo, non ne dubito. E quando sarà questo fine corsa del coprifuoco? E lui dice, beh, Salvini dice, beh, dopo Pasqua si può non andare oltre se mettiamo in sicurezza la ripartenza, ma questo non dovrà avvenire solo grazie alla genialità dei nostri imprenditori che si stanno già reinventando, produttori di mascherine, macchinari sanitari, riorganizzando le loro aziende alle nuove esigenze. Tutelare la società è un dovere, direi un obbligo dello Stato, e quello politico, dice, lo decideranno gli italiani e il buon senso. E Salvini dice, bisogna mettere in campo subito almeno 200 miliardi. Io sono d'accordo con lui. 200 miliardi bisogna mettere in campo, forse anche 300. Il problema, come gli chiede il giornalista, non ci sono. Infatti il giornalista dice, ma dove li pigliamo? E dice, qualche idea io e gli amici del centrodestra l'abbiamo, tipo reset totale, cioè pace fiscale e pace edilizia. Quindi un mega condono, non mi faccia dire sta parola che poi mi saltano tutti in testa. L'unica via è un nuovo patto sociale, altro che sospendere due cartelle fiscali, dobbiamo ricominciare tutto da capo o non ne usciremo. Ma ovviamente non ve la faranno fare, dice il giornalista, dice beh, sbaglia prospettiva, non perché lo chieda io, ma voltare pagina sarà nelle cose, se si vuole ripartire dovranno essere azzerati i debiti privati e lasciar fare alle imprese, via tutta la burocrazia, tu fai e poi io controllo, non l'inverso come oggi. E chi potrà fare tutto questo? 5 Stelle PD, dice forse in maniera un po' sarcastica il giornalista, ma tra le righe non si legge il sarcasmo, non si può vedere la faccia del giornalista. E Salvini dice, beh, a chiunque tocchi, o si farà così o non ci salveremo. Una rivoluzione così non può farla chi non ci crede e neppure chi è minoranza del paese. E quindi, dice il giornalista, l'ultimo sondaggio è di ieri sera, centrodestra oltre il 50% e per di più ci crediamo e siamo pronti. Vede un'imminente crisi di governo, chiede il giornalista. Non insista, gliel'ho già detto, oggi comanda Conte, domani verrà tutto più naturale di quanto si immagini. Il giornalista dice, ma lei vede per caso Draghi nella sfera di cristallo? E dice, beh, Draghi, Tremonti, Sapelli, a noi le persone intelligenti, responsabili e capaci piacciono tutte. Poi il giornalista dice, beh, Orban da ieri ha i pieni poteri, strano paese l'Ungheria che è nella comunità europea. E lui dice, guardi, a me l'Unione Europea preoccupa quel che sta succedendo a Berlino e a Bruxelles, non a Budapest. Lui dice, ma, il giornalista dice, ma parliamo di pieni poteri, non di bruscolini. Dice, Orban è un premier democraticamente eletto e i poteri straordinari gliel'ha dati un libero Parlamento che rappresenta i cittadini. Non vedo nulla di preoccupante. Anch'io non vedo realmente nulla di preoccupante in un Orban, non c'è nessuna deriva autoritaria. Ma neanche in Italia vedo derive autoritarie, anche chi dice che Conte ha una deriva autoritaria, no, non c'è nessuna deriva autoritaria. Però l'Europa la preoccupa, chiede il giornalista a Salvini, dice, beh, vorrei vedere, abbiamo detto che ci sta bruciando la casa e loro ci hanno risposto, tra 15 giorni decideremo se e come mandarvi, pompieri, le sembrano amici affidabili? E poi il giornalista gli fa una domanda interessante. Dice, lei è sotto processo per decisioni politiche, blocco dei porti che prese da ministro dell'Interno, insieme ai suoi alleati. Crede che le decisioni politiche prese su questa emergenza possano configurare reati penali, visto che, per esempio, 60 medici pubblici sono morti sul lavoro? E fa anche intendere, a causa ovviamente della mancanza di protezioni adeguate. Avete visto i medici a Wuhan che protezioni avevano? Avevano delle tute complete. Complete, senza niente di aperto, e noi non abbiamo neanche le mascherine.
Salvini risponde: capisco cosa intende, spero di no e preferisco continuare a pensare che la politica debba essere libera da controlli giudiziari, ma mi piacerebbe che a questo punto i miei accusatori facessero i conti con la loro coscienza. E beh, certo, quindi risposta molto molto intelligente. Chi lo accusa dovrebbe fare guardarsi allo specchio e dire: lì il sequestratore di migranti, qui sono morte per adesso 12.500 persone, sono morte perché non si poteva fare nulla, e tutti questi medici morti sono morti perché non si poteva fare nulla per proteggerli con degli indumenti adeguati o cosa? E rimaniamo qua, fermiamo il video con o cosa. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, nella community trovate tanti sondaggi, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata, arrivederci.